Domenica qui a Radio Città del Capo, benvenuti al consueto appuntamento con Fall Bottom in compagnia di Andrea Mare Simonilo, come sempre, per parlare del folk dalle tinte più psichedeliche, visionarie ed etniche. Oggi siamo partiti con un brano intensissimo d'atmosfera, Voyage to Karnataka, dell'arpista viterbese Andrea Sechi, che, come già altre volte durante il corso dei nostri appuntamenti, anche nelle passate edizioni, presentavamo come tra i principali protagonisti della nuova scena del folk progressivo, soprattutto di ambito nord europeo e in generale dell'Europa. L'arpista che già a partire dai fine 90 si afferma come erede di quella che appunto dicevamo essere l'importanza della cultura bardica, che era stata già presentata da grandi artisti come Steve L. e Mir Dean. Progetto di Andrea che dicevamo era sempre in vista la fusione tra la musica quindi antica, le tradizioni bretoni, come anche l'India, ma che è rivolto a un futuro archetipo di nuove sonorità. Prospettiva che già a partire dagli anni 90 porta chiaramente all'introduzione appunto quindi di questo nuovo progetto, Earfix Circle Project. E come già avevamo la scorsa puntata di Fall Bottom preannunciato, abbiamo l'onore qui quest'oggi di avere proprio in studio Andrea Sechi con la compagna Catherine Rowe, che già da 2 anni portano avanti il progetto Earfix Circle 2. E do il benvenuto quindi a Catherine e Andrea. Ciao Andrea, ciao. Ciao. Felici di essere finalmente qui ancora a Bologna. Quindi ancora una volta a Bologna, in Italia, anche per presentare insomma con in duo il nuovo progetto qui in anteprima a Fall Bottom del nuovo disco Bardic Springs, che prima di essere appunto un disco e quindi un lavoro in studio, innanzitutto il frutto di il nostro solizio artistico ancora che è sfociato, ancora inedico, che solizio artistico che innanzitutto è il frutto di un percorso di ricerca in un viaggio in India tra Karnataka e Kashmir della primavera. Cosa hai da dirci? Infatti questo fa piacere, per questo album che tra l'altro non è ancora uscito ma uscirà a marzo, e ci saranno anche 2 versioni, poi magari direi qualcosa. È stato un viaggio che volevo fare in India, finalmente dopo anni di esperienze musicali discografiche avevo voglia di liberarmi, di farmi un viaggio in India, che, visto che erano dal 2001 che mancavo, ho studiato la musica indiana come sai per anni, applicata all'arpa. Quindi con Catherine ci siamo incontrati nel 2013. Catherine partiva per Gokarna, io volevo andare a Gokarna per un periodo di composizione, visto un posto molto particolare, molto ispirativo, sul mare, nel Karnataka, un antico sito di importanti templi shivaiti alla base della cultura non solo del Karnataka ma anche proprio vedica. E ci siamo incontrati con Catherine, oltre alla storia insomma nostra personale, si è unita a questo viaggio di fare un album in India.
e Catherine mi ha dato una mano, ha cercato una casa nella giungla. Io sono arrivato nel febbraio dell'anno scorso, 2014, e lì ho composto e ho cominciato a nascere questo disco spontaneamente. Poi verso la fine di aprile siamo andati in Kashmir, dove sono arrivati gli altri collaboratori, Fabrice De Graaf, e c'era anche Narayan Kargalo, un giovane chitarrista francese, Bimal, che è un cantante francese devoto di Krishna, che da anni studia il canto Drupad, altri musicisti che poi sono stati aggiunti in Bretagna. Quindi sicuramente un lavoro in divenire, con delle idee di partenza, ma che si è poi andato in qualche modo configurando durante il viaggio. Esatto. Disco che, appunto, come già dicevo, dall'incontro dell'arpa celtica, che è in qualche modo lo strumento, no, della tua missione all'interno della musica, con l'altra prospettiva che riguarda poi Catherine, che a questo punto coinvolgerei, che è quella poi dell'interesse, della ricerca di Catherine al di là poi dell'ambito semplicemente musicale, ovvero quello in qualche modo della ricerca olistica, quindi terapeutica, attraverso diverse attività. Se non mi sbaglio, appunto, Catherine sia con lavori bioenergetici con l'acqua, come WaterC, ma soprattutto attraverso strumenti che lavorano soprattutto sul senso della frequenza, delle vibrazioni, con un dialogo molto profondo con quelli che sono appunto gli elementi della natura. Ecco, chiederei, sì, a Catherine come, appunto, questa sua prospettiva, no, di ricerca l'ha vista, come si poteva, appunto, bene fondere con l'arpa celtica, che comunque ha forti contenuti terapeutici, a partire comunque da quelle che sono le leggende sui bardi, e quindi tutta quella che è la visione dell'uomo con il cosmo. Infatti premetto che con Catherine all'interno dell'Elfic Circle Project, poi dirai magari che cos'è dal 98 questo progetto, cioè abbiamo un duo che fa parte dell'Elfic Circle, ma abbiamo sviluppato un sound particolare, e Catherine, Andrea, il Te Demande, comme tu vois cette collaboration de ta musique, de tes instruments avec l'arpe celtique, parle un peu de ta vision del son, avec des sons que tu crées avec nous. Ok, alors en fait les tubes allophones sont de conception indienne, ils sont fabriqués en Inde à Auroville, c'est une cité dévouée à l'évolution. Donc ce sont des ingénieurs allemands qui ont travaillé avec des musicologues indiens d'Inde du Sud, du Tamil Nadu, et qui ont développé une série de tubes allophones basés sur les connaissances de la musique dravidienne. Donc chaque tube allophone correspond à un élément. Moi, dans l'album, je travaille essentiellement avec l'eau et le feu. Et donc les instruments fusionnent avec la harpe, qui a des sonorités aquatiques. Voilà, si tu veux traduire. Allora, dice che parla dei suoi strumenti. Lei nel disco, nel nuovo album, suona sia i tubalofoni, che sono dei tipi di vibrafoni creati a Auroville, sono dei vibrafoni tubolari di metallo che sono stati sperimentati da un laboratorio in India, che ha questo centro, diciamo, evolutivo, che si chiama Auroville. Sono basati sulle scale dravidiche e sono dei vibrafoni modali che lei ha unito ai boltaoisti, a questi vasi di metallo che si suonano per sfregamento. Ha usato questi strumenti insieme all'arpa, perché non, naturalmente così lei ha già cominciato questa ricerca e lavora soprattutto sul fuoco e l'acqua come elementi sul nuovo album, così spontaneamente abbiamo fuso questi suoni. Dal prima volta ci siamo incontrati con Catherine e il suono che è uscito fuori era veramente alchemico, quindi i suoni, l'arpa con i suoi suoni cristalli e le sonorità delle corde si fonde completamente naturalmente con i suoni acquatici e dei tubalofoni, così si chiamano questi vibrafoni, e delle boltaoisti.
Quindi appunto già comprendiamo come appunto un lavoro questo nuovo Bar di Spring, che si pone sicuramente come un percorso interculturale importante, appunto come diceva Catherine, del collegamento dei appunto di questi tubolofoni con la cultura druidica. In questo disco vi è un po' questo, cioè appunto il tentativo di fondere quella che è un po' appunto le vostre comunque radici, no, del legame con l'Oceano Atlantico, quindi la Bretagna, dove comunque dove Catherine è nata e dove tu in qualche modo dove tu risiedi da 20 anni, con però appunto con questa forte attrazione per quella che è un po' anche le radici, no, della cultura indoeuropea. Certo. E quindi attraverso un percorso che sposa la cultura celtica con la cultura vedica e altre poi componenti, in particolar modo il Kashmir, come anche sentivamo poi nel brano introduttivo. Sì, diciamo che il brano introduttivo, no, era Voyage to Karnataka, abbiamo registrato i suoni del viaggio. In questo primo brano che abbiamo ascoltato all'inizio, sentite dei suoni del viaggio in Karnataka, quindi dal templi di Gokarna, dalle feste di Shivaratri nel Karnataka, dall'aeroporto, nel traffico di Bangalore. Ho voluto fare questa stesura di suoni sui quali ho creato dei bordoni con un pedale che uso, perché bisogna dire che io uso adesso da vari anni, associo le arpe celtiche acustiche a dei pedali con i quali creo dei suoni miei. Essenzialmente suono solo con dei delay e dei reverb. Non uso loop station. Ieri sera abbiamo suonato qui a Bologna e una ragazza mi diceva: belle le basi, le loop station, ma avevi messo il mare in sovraregistrazione. Cioè, questo è l'arpa celtica, la gente sente il mare, sente le loop station, non c'era assolutamente questo. E questa cosa interessante di aggiungere questo brano che avete sentito all'inizio è interessante perché associa questi suoni moderni, futuristi, creati con l'arpa ai suoni del viaggio. Per il Kashmir poi c'è da dire appunto questa fusione che abbiamo fatto tra il sound dell'arpa celtica, è molto tipico che è sicuramente tra gli elementi più originali del disco, proprio questo incontro con la cultura. Certo. Kashmiri, quando invece probabilmente anche poi nell'ambito del folk psichedelico il referente un po' per l'Occidente era sempre stato in qualche modo più la musica industriale. Invece questo elemento di andare a recuperare anche molto del folklore kashmiri con la partecipazione proprio dei cantanti del posto. Un cantante e un percussionista abbiamo invitato in un brano, abbiamo unito questo elemento vedico, celtico e sufi nella cultura popolare, però i cantanti erano di tradizione popolare, quindi non sacra, ma ci è piaciuto molto questa cosa, che è venuto spontaneamente un brano inedito che ha questi elementi che non erano stati mai associati. Però va ricordato, questo ci tengo, che l'Elfic Circle non è un gruppo di fusione, di fusion, ma ha sempre avuto questa identità sonora di un sound nostro che è nato dall'inizio del progetto, attraverso il quale sound noi poi incontriamo volentieri gli elementi delle nostre passioni culturali, quindi l'India, la musica irlandese, nel caso mio la musica celtica, nel caso di Catherine i suoni meditativi, i suoni ipnotici, i suoni terapeutici e gli elementi. Prima allora di continuare a parlare in anteprima di questo Bar di Spring, andiamo ad ascoltare proprio un altro brano, ovvero che volevi presentare, ovvero On Beach. Un Beach Nectar che abbiamo composto, che ho composto nella spiaggia di On Beach a Gokarna. All'interno della spiaggia c'è una giungla molto bella, con una zona molto antica dove un tempo sorgevano degli antichissimi templi. Questo brano è nato a On Beach e si intitola On Beach Nectar. Dunque ancora Andrea Secchi e Catherine Rowe qui a Fall Bottom con l'anteprima del disco Bar di Springs. Buon ascolto. Ta na 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 ri na na ta na na ri na na ta na 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 ri na na na.
suhana lagta hai dulhe ka sehra suhana lagta hai dulhe ka sehra suhana lagta hai दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है छोड़ के तेरी गली बाबू मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबू जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबू मुश्किल ओ मुश्किल उश्कों को छुपाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है sfociano qui a Folbotto le note di questo brano On Beach Nectar tratto dal disco Bardi Spring di Andrea Secchi che è qui in studio con la compagna che Andrea per presentarlo in anteprima disco che chiaramente ha quella base come abbiamo detto questo viaggio in India della primavera del 2014 e quindi un ulteriore recarsi nelle terre di Oriente per un approfondimento di ricerca sulla cultura vedica e in generale appunto le culture antiche di musicali ma non solo anche con un percorso che poi coinvolge come ho detto diversi ambiti a partire anche quelle della spirituale, la medicina ayurvedica come appunto le pratiche di bioenergia acquatica e tutto appunto la serie di terapie vibrazionali che interessano più il lavoro poi appunto olistico di Catherine Drew. Chiaramente però questo lavoro sfocia poi anche in un'esperienza di creazione artistica in studio con insomma, un grande di eccezione, ovvero con un mixaggio in collaborazione con Martin Glover, Youth Glover, storico componente di Killing Joke,
nonché tra i produttori dell'ultimo The Endless River dei Pink Floyd, che, con il quale è stato un incontro, un'intesa, e sicuramente appunto ha visto un'autenticità nel vostro lavoro e ha voluto appunto subito in qualche modo collaborare a questo progetto FX Circle Project, insomma, a questo nuovo Bardic Springs. Sì. Beh, infatti è successo che attraverso un contatto di Catherine, quando abbiamo finito questo primo viaggio, quando sono tornato dall'India, abbiamo finito la produzione in Bretagna, quindi dalla Bretagna all'India al Kashmir, abbiamo fatto questo triangolo. A quel punto abbiamo trovato problemi con il nostro editore francese, abbiamo avuto problemi di produzione, stavamo cercando insomma di fare il mixaggio, che non era facile al meglio, e attraverso un contatto di Catherine, che è stata all'interno del mondo druidico, Catherine è druidessa tra l'altro, e attraverso un suo amico druido abbiamo incontrato Martin Glover, che è numero uno, veramente il più grande produttore vivente nell'ambito della nuova psichedelia d'avanguardia. Per dirla, Martin ha prodotto il nuovo disco dei Pink Floyd, è stato, sta lavorando anche a progetti con ha fatto tre remix comunque... per tutti i più grandi da anni, due Grammy Award miglior produttore britannico, tre dischi con Paul McCartney e De Ver. Aussi, Yous est très éclectique en fait. Il a aussi collaboré beaucoup dans la trance music avec un archétype de la trance, c'est Rajaram Schwangel. Il a évolué avec Terence McKenna aussi, qui est un ethnobotaniste américain qui a fait des recherches profondes sur la psychédélie, la musique, les plantes, la recherche spirituelle à travers la musique et la trance. Donc en fait Yous a une identité multiple. Sì, dice che appunto Yous, questo produttore che ha cominciato con Killing Jokes, è diventato poi diciamo veramente un vero avanguardista nell'ambito anche della trance. Ha coprodotto i primi avanguardisti della trance come Rajaram, ha collaborato con McKenna, un famoso botanista che etnobotanista che ha ricercato all'interno sia delle proprietà delle piante, sia le proprietà della trance. Quindi stiamo veramente siamo entrati, alla fine era giusto Yous per noi, perché dalle nostre ricerche spirituali, sia mie che di Catherine, musicali, di anni di India, io Benares tra Irlanda, Bretagna, India, Italia per anni, diciamo Yous è stato veramente il coronamento di questo viaggio, che in fondo poi che ha saputo valorizzare quello che sì, che stavate creando. Sì, all'inizio Yous, per farci un piacere, aveva detto che ci avrebbe dato una mano nel mixaggio. In realtà avrebbe forse dato una mano mettendo un po' d'ordine alle piste, ma invece alla fine è nata una collaborazione per il futuro e per il presente e il futuro. E poi siamo all'interno adesso di nuovi progetti, Celtic Vedic Project che mi ha proposto, e altri progetti del nuovo album Bardic Springs. Quindi stiamo entrati in un'altra, diciamo, dimensione, e il mixaggio che ascoltate ancora, forse ancora c'è qualche piccolo ritocco che stiamo facendo. Io sono stato in tournée in Inghilterra, in Ungheria, abbiamo fatto già tre viaggi a Londra per questo album da lui. Siamo entrati in questa, diciamo, collaborazione con Yous, e lui ci ha detto che l'album insomma ha uno spessore grande, ha detto masterpiece. È un disco che sicuramente rispetto al tuo precedente Sono Atlantè del 2013, che è stato poi anche osannato dalla critica in Bretagna e non solo, comunque nei circuiti del folk, che sicuramente appunto apprezzato dagli amanti, ecco, e appassionati del genere, di chi segue in qualche modo una scena che forse più che in Bretagna rispetto in Italia sicuramente è molto più valorizzata. Un disco che rispetto appunto Son Atlantel, come anche poi la riedizione del tuo Through the Passage del 2009, che è stato riedito Mystery of Dana del 2014, con quello che era in qualche modo il mixaggio prima poi della collaborazione con Delman Brown per Through the Passage. Rispetto a questi lavori sicuramente si percepisce una fase creativa nuova. Dove
vi è comunque un ruolo diverso dell'arpa, e che in qualche modo punta più a certe dinamiche armoniche, appunto cicliche e apnotiche, dove magari negli altri dischi invece vi era anche poi un più una presenza progressiva dell'arpa, insomma, nel creare sempre nuove certo. sorprese. L'arpa si sposa appunto con diversi strumenti come il bansuri, la partecipazione anche di David Hopkins, Fabrice de Graaff, e sicuramente il risultato è quello di un disco dai contenuti molto cosmici, spaziali, dove il lavoro sicuramente che ho notato molto apprezzabile, proprio originale di questi vibrafoni, delle frequenze, e chiederei a Caterina, anche perché per lei è la prima volta che in qualche modo si è giostrata appunto in un lavoro poi anche in ambito appunto di registrazione, come appunto lei ha vissuto questa cosa, appunto la possibilità di arricchire con questi vibrafoni un sound sempre più appunto ancestrale, dai sì. contenuti liquidi, ecco. Premetto solo un attimo. Sì, infatti questo disco è stato per me un servizio. Ho messo un po' a disposizione le mie composizioni. Io sono arpista da sempre, compositore, come Andrea sa. Lavoro sulle voci e le arpe in questi ultimi anni, quindi canto, diciamo, lavoro sulle voci un po' meno in questo album, e lavoro chiaramente sui suoni diversi. In questo album l'arpa mette a disposizione le sue composizioni per aprire uno spazio agli strumenti come il bansuri, i vibrafoni. Che poi non è altro che la filosofia che soggiace all'Elfix Arcole. Sì. Tranne poi su Bardic Springs, questo brano che abbiamo fatto poi in realtà io, Catherine e il poeta bretone Bruno Genest, e che Martin di questo brano Bardic Springs ha fatto una versione particolarmente interessante. Lì l'arpa e i vibrafoni sono in primo piano, ma gli altri brani si mette anche a disposizione un po' del gruppo. Quindi Catherine, il te demande come tu as vécu cette première expérience pour toi des studios de production avec tes vibraphones. Moi j'ai beaucoup apprécié la partie créative de composition en Inde du Sud, parce que je suis dans une recherche naturaliste, druidique, et j'ai trouvé dans les tubes allophones, qui sont de conception dravidienne, une forme d'harmonie avec les éléments, en fait. Donc pour moi, l'intérêt premier, c'était de composer un album dans la jungle, en Inde, d'être dans une vie très simple, au plus proche des éléments, en fait. Donc on s'est vraiment éloigné un maximum du monde des touristes en Inde. On est allé dans une vallée des Rishis, qui est Home Beach, qui malheureusement aujourd'hui est touristique, mais on a réussi à construire une maison loin de la masse touristique pour vraiment capter dans le tellurisme de l'Inde la nature profonde, en fait, des éléments. Donc on a enregistré l'eau, on a enregistré des sonorités dans les temples, le son des grillons. On a vécu très simplement, en fait, pendant 2 mois, et la composition est née là, en fait. Pour moi, c'était une valeur très profonde, en fait, dans ma recherche de naturaliste, en fait. Infatti lei dice che per lei è stata molto importante la fase creativa quando siamo andati, lei è partita molto prima di me per questo viaggio in India. Io sono partito a febbraio, sono arrivato a febbraio in India, e abbiamo preso questa casa che Caterina aveva fatto ristrutturare. Anche se stavamo in una spiaggia turistica, abbiamo trovato questo posto lontano dal turismo, un po' da una parte, dove abbiamo fatto una vita molto semplice. E lei ha apprezzato molto, dice, questo approccio veramente naturalista, che in questa valle, che era una valle sacra dei Rishi, quindi un luogo sacro. Abbiamo cercato veramente di vivere una vita molto semplice in questa casa nella giungla dove stavamo. Abbiamo vissuto questo periodo di creazione,
in maniera molto autentica, molto a contatto con gli elementi. Abbiamo registrato l'acqua, abbiamo fatto i brani sono nati, ho composto i brani, ho cominciato a comporre On Beach Nectar, Bardic Voyage, e Andrea stesso è venuto a trovarci. Sì, è uno anche dei motivi per cui vi invito È a venuto lui presentare, per stesso. coronare un po' poi l'esperienza che abbiamo vissuto insieme, insomma. E quindi lei dice, Catherine dice che per lei questo ha un valore molto profondo perché questa fase è veramente l'anima un po' del disco. Poi abbiamo registrato con Fabrice che è arrivato a Srinagar, Catherine doveva tornare in Francia, con lei abbiamo fatto i tubalofoni e tutto il resto in Bretagna, la produzione l'abbiamo completata poi in Bretagna aggiungendo il percussionista David Hawkins, il poeta bretone Bruno Genest che ha fatto i testi del nuovo album di Alan Stivell, e altri elementi. Quindi quello che Catherine sottolinea è proprio questo approccio naturale, questa composizione, questo periodo di vita a contatto degli elementi, facendo yoga, vivendo un po' nella maniera alla sadhu, diciamo. Questa è la cosa che noi volevamo, poi allontanarci dalla civiltà, un minimo, stare in una dimensione per trovare quella dimensione perché la composizione sia spontanea e non sia, come dire, rimbombante di valori, e di influenze di cui siamo pieni, insomma, diciamo, dalla televisione ai mass media. Ci siamo tagliati un attimino fuori per ritrovare questa semplicità, insomma. Bene, allora possiamo andare proprio ad ascoltare il brano che darà il Che è titolo al stato però disco registrato in Bretagna in e Britannia. che è stato valutato comunque da Martin come un masterpiece dell'album, quindi è un brano che fa felice. Qui Fabrice non suona il flautista, ci sono i vibrafoni di Catherine molto in evidenza, le arpe con dei suoni che ho creato io con un pedale che uso in questi anni, quest'ultimo anno d'avanguardia, e la parte orchestrale è stata curata da Martin Glover e il suo ingegnere del suono Michael Randall. Vi invitiamo a ascoltare un attimo questo brano bardico che appunto da cui emerge una natura veramente per quello che io intendo, e Andrea forse sa cosa intendo, bardico. Et tu devras former une égale et changer.
Lavoro che stiamo presentando qui a Fall Bottom, che anteprima uscirà che uscirà a marzo del 2016, che stiamo però presentando qui in anteprima in compagnia di Andrea Secchi e Catherine Drouot. Da questo brano emerge un'altra importante illustre collaborazione dopo gli incontri dei musicisti in India, che sicuramente testimoniano appunto un lavoro che nasce dalla volontà di una spontaneità anche nella composizione, quindi un lavoro che si andava definendo attraverso il viaggio. L'incontro poi con Martin Glover, in questo caso, in questo brano, l'incontro letterario con uno dei più importanti poeti bretoni viventi, Bruno Geneste, anch'esso poeta surrealista, anch'esso legato comunque alla cultura bardica, che poi è un po' al centro dell'interesse. Sì, viene chiamato, Bruno è definito il poeta della Lisière Atlantique, quindi dei confini atlantici, perché è nato nel Finistère, lì nel Pays Bigouden, alla Butte du Monde, la fine, insomma, l'ultima lembo di terra della Bretagna, e ha passato tutta la sua infanzia e adolescenza e giovinezza scrivendo e sulle spiagge, sulle falaise, sulle scogliere, e quindi la sua poesia è prettamente legata all'oceano, agli elementi, e è lì che ci siamo incontrati, è lì, in questa ricerca. Io, tu come sai, ho composto Son Atlantel, tutto dedicato all'Atlantico, quindi sulle scogliere, dove compongo, ho composto brani. Tu sei venuto dove spesso ci siamo ritrovati insieme, in qualche modo, semplicemente a godere delle bellezze della natura. Sì, ecco. Per me le scogliere della Bretagna sono da 20 anni, almeno da quando ho cominciato questi viaggi di studio. Io ho studiato l'arpa celtica a Quimper, a Brest, poi in Irlanda un po', quelli sono i luoghi dove io anche ho imparato, ho composto, mi sono ispirato, le scogliere poi sono... Quindi Bruno è stato un bellissimo incontro. Noi abbiamo un trio con Bruno Geneste, io, Catherine e Bruno, facciamo questo trio poesia e musica. Beh, poi c'è questa versione che è quella inglese di Martin, ma c'è la versione originale che è nuda, che sarebbe la versione solo arpa, vibrafoni, e sentirete questa lunga sequenza di, che magari non sentiremo oggi, ma lunga sequenza di poesia di Bruno Geneste in francese. E quindi questo incontro è stato bello, perché noi ho composto Bardic Springs l'anno scorso, dopo il viaggio in India, e capitava che stavamo suonando con Bruno, e lì ho proposto a Bruno questo brano, e lui l'ha trovato bellissimo, ideale per la sua poesia, e è nato spontaneamente, completamente, questa fusione fra la poesia surrealista oceanica di Bruno Geneste, bardica, e
la composizione di Bardic Springs. Senti, chiaramente le energie profuse, no, nella realizzazione di un lavoro così intenso come Bardic Springs, che comunque c'era dietro appunto differenti approcci, no, alla creatività, da quella appunto delle guarigioni appunto olistiche alla musica stessa appunto. E le point commun, j'insiste, c'est la recherche profonde des éléments qui composent la nature. Come dice Catherine, alla fine questo punto forte di questo incontro con Bruno è stato proprio la ricerca della composizione attraverso la natura. Infatti, per me personalmente, questo album è stato il più semplice e spontaneo dal punto di vista compositivo. I brani sono praticamente venuti fuori da soli, senza alcuna elaborazione intellettuale. Questa ci tengo a dirlo. Quindi era questo che volevo, un album libero, senza le strutture sono nate nelle composizioni, sia qualche brano a Scenaga, sia i brani a Gokarna, sia Bardic Springs, che ho composto anche all'inizio l'estate scorsa quando stavo in Italia qualche giorno, cominciai in qualche giorno di riposo sul Tirreno, poi l'ho finito in Bretagna. Quindi tutto ciò nasce dall'incontro con la natura. Questo album è all'insegna, ecco perché l'abbiamo chiamato Sorgenti Bardiche, sia per il viaggio in Kashmir, in India, in breve, e sia per l'incontro delle sorgenti, che sono la base un po', no? L'elemento base. Senti, in chiusura del nostro incontro, ecco, mi inviterei appunto a spiegare, o comunque in qualche modo a dirci due parole sulla difficoltà che poi, non soltanto nell'ambito del folk, ma in generale nell'ambito della musica, le energie profuse in questi tipi di lavori, che appunto puntano in qualche modo non soltanto specialmente a un intrattenimento, come poi è molta musica, ma in qualche modo ha comunque a una maggiore consapevolezza, espansione della coscienza, quindi a portare dei effettivi cambiamenti, no? A portare luce, come poi in qualche modo si scontrano con un sistema culturale che cerca invece in qualche modo di atrofizzare proprio queste energie, e comunque a non valutare nel proprio merito artisti come voi, che comunque già da anni, io penso per esempio anche a un altro amico, Antonio Breschi, che come te continua a far fatica, pur avendo alle spalle anni e anni di concerti e di esperienze, laddove appunto questi ambiti, probabilmente ancora più in Italia, ma anche in genere in Europa, faticano poi a scontrarsi con quello che invece è un po' più la musica mainstream, dei contenuti più commerciali, ecco. Assolutamente. Poi noi insomma siamo privilegiati, e ti parlo di, sono partito dalla Bretagna negli ultimi anni, sono tornato nel 2009 dopo vari periodi, sono stato prodotto dalla Cobraze. Questo nuovo album, cioè la Celtia Music, è una label storica della musica celtica, chiaramente all'elite di questo tipo di musiche, che sta valutando se prendere anche l'album in distribuzione, oltre a Martin Glover con le sue label. Noi siamo quindi fortunati, ma esattamente, assolutamente, c'è una volontà culturale completamente opposta a questo tipo di ricerca. In Europa, in Italia, enorme, siamo venuti adesso in una serie di concerti che ho in Liguria, tra la Liguria, la Toscana, il Lazio, e qui a Bologna ieri sera per un piccolo concerto, comunque interessante, molto interessante, con pubblico interessato, ma la gente e soprattutto noi siamo ostacolati, ci sono delle difficoltà logistiche grandi. Noi abbiamo fatto una produzione che è stata valutata già, per dirti una cifra così, sulle nostre spalle abbiamo fatto tutto da soli, e questa produzione è stata valutata da Martin Glover intorno a già quasi 100.000 euro di produzione artistica, più il lavoro che c'è dietro. Quindi immagina, tutto questo l'abbiamo fatto, non è che abbiamo messo questi soldi, ma abbiamo investito delle energie che sono state valutate, delle energie, i musicisti, la produzione è stata valutata questo. Non abbiamo avuto fondi, non abbiamo avuto, tranne insomma l'aiuto dell'editore Martin e tutto il resto. Rimane una politica chiaramente opposta alla ricerca musicale, soprattutto quando si tratta di ricerca che mette in gioco lo spirito, che mette in gioco una reale ricerca di mettersi anche davanti a un pubblico che non sa più come rapportarsi a quel certo tipo di performance. Non ci sono gli spazi per un certo tipo di performance, e nello stesso tempo la nostra musica è anche passa in radio, passa per i media, speriamo prossimamente anche attraverso la televisione o il cinema, ma rimane una volontà di distruggere
questo tipo di operazioni. Moltissimi artisti di valore, soprattutto i più profondi che io conosco dalla Bretagna, artisti italiani, come dicevi te, tutti stanno pagando un prezzo mostruoso. Il fatto che cercano una libertà, di espressione, pure se hanno delle case discografiche, anche se hanno dei produttori importanti, rimane il fatto che questo tipo di percorsi, questo tipo di ricerca è ostacolata dal sistema europeo, almeno, ma parliamo dell'Europa in questo caso. Quindi è una denuncia che faccio: l'Europa non vuole che ci siano artisti, non vuole che la gente entri in contatto con gli elementi, che la gente evolve. Questa è una realtà di fatto. L'Unione Europea, le persone che dirigono ormai i sistemi culturali, i sistemi politici dei paesi europei, io viaggio continuamente questi ultimi mesi, ho preso decine di aeroplani come sempre, ancora di più negli ultimi mesi, quindi vedo, passo dall'Italia all'Ungheria, all'Inghilterra, alla Francia, alla Bretagna, in Spagna, attraverso la Germania, vedo i paesi, incontro la gente e questa politica è forte. Catherine vuole anche dire le due cose. Ouais, juste deux phrases, Andrea, si tu peux traduire. Moi, j'ai grandi, j'ai presque 40 ans aujourd'hui. Tu traduis, Andrea? Diceva che ha quasi 40 anni oggi, lei è cresciuta. Et j'ai grandi dans les Monts d'Arrée, qui est vraiment le pays profondément breton, de culture profondément bretonne. È cresciuta nei Monts d'Arrée, che sono in Bretagna una delle zone più antiche, più veramente bretoni e selvaggi, ancora pure rimasti, quindi è cresciuta in un ambiente molto molto puro, molto ancora legato alla terra, legato agli elementi. Et quand j'étais petite, j'ai grandi dans les Fesnos, les Fesdays, avec mes grands-parents, mes tantes, qui m'amenaient partout. Il y avait des fêtes tout le temps, toutes les semaines, 4, 5, 6. Quindi è cresciuta in questo ambiente culturale breton, nelle Fesnos. Voi sapete che in Bretagna ci sono queste feste di musica, di danza. Lei è cresciuta con la sua famiglia, tra la danza, le feste proprio di villaggio, le feste legate ai campi, alla natura. Et aujourd'hui, malheureusement, depuis la fin des années 90, à l'aube des années 2000, la culture bretonne et je pense la culture musicale dans le monde est en train de mourir, tout simplement, parce que la culture est pas respectée, la musique, les musiciens ne sont plus respectés. Donc maintenant, les gros festivals en Bretagne ont été rachetés. Je parle du Festival Interceltique de Lorient ou même de celui de Carhaix. Il n'y a plus l'esprit de faire... On ne peut plus, en fait, faire vivre la musique et les musiciens comme dans le temps. Parce que maintenant, tout a été pris par une petite mafia locale qui devient une grande mafia française et européenne, et ils sont en train de tuer les artistes à petit feu, et c'est un grand danger. Moi, j'ai envie de dire à tous les musiciens et aux gens qui sont dévoués à la musique de tenir bon, de résister, parce que la musique, elle doit vivre, elle passera par d'autres réseaux qui sont pas les réseaux mainstream, mais restez debout les musiciens, les gens de la culture, résistez. Questo è un messaggio, un appello alla resistenza, che Catherine dice dalla fine degli anni 90, dal 2000, ha visto veramente in Bretagna. Anche io sono 20 anni che sto all'interno delle attività musicali in Breton, ho studiato, praticato nella cultura Breton. La musica Breton stessa negli ultimi anni è stata uccisa, sta piano piano la stanno uccidendo. I musicisti di ricerca, gli artisti sono in tutto il mondo, stanno cercando di impedire questa naturale evoluzione artistica che è sempre esistita nei popoli, nelle musiche etniche di tutto il mondo. Quindi Catherine dice un appello di resistenza, assolutamente. Noi, la prima cosa, non è soltanto la musica per noi, è soltanto un modo di vita, una filosofia, un culto, una nostra religione, ma è anche veramente una lotta spirituale, fisica, per mantenere vivo un mondo della cultura vera, poi alla fine dei popoli, perché la musica è legata ai popoli, e questa musica di farla passare attraverso tutti i canali possibili e di riuscire
continuare e di non abbattersi, di non lasciare, di non demordere, e che i giovani soprattutto continuino, si interessino veramente, perché soltanto all'interno di una ricerca troviamo poi degli stimoli. Se lasciamo che il sistema intorno, come dire, ci assorbe, non ci può essere una ricerca. La ricerca nasce da una curiosità, nasce da una resistenza, da una volontà e anche da un coraggio. Perfetto, sul finale, con questo appello alla resistenza, no, della cultura autentica, io vi ringrazio per la partecipazione qui a Folboctone, vi auguro il meglio per le vostre ricerche, quindi saluto di grazie, nuovo grazie Andrea, a te, Secchi Andrea. E Catherine Dreau qui ospiti a Folboctone. Grazie Andrea, grazie. Dunque noi diciamo l'appuntamento a domenica prossima sempre qui a Folboctone per parlare del folk dalle tinte più psichedeliche e visionarie. Buona serata a tutti.